Ah! Nuda! Ammazza che citto! Questo è proprio uguale al films. Giappo. Beh, spettacolare, oh. Pensa a cosplay. Sono sul posto. Ma che bomba! Qui è Major. Strano. Non l'hanno tradotto. Entro in azione. Aia. Aia 2. In produzione mi spoglio tutta. È spettacolare. Vabbè, aspetta, cioè. Beh, Matrix. Aspettiamoci una, aspettiamo Matrix, un attimo. Una fica pazzesca. Tu sei la prima del genere. Nea. Nia. Non sei invulnerabile. Che cioè, magari la prima volta progettami meglio. Povera. Bam. Te l'ha detto. Tutti quelli intorno a me si sentono connessi a qualcosa. Mazza che fotografia incredibile. Madonna che bella. Ma qualcosa qui io non sono connessa. Un cimitero quello. Non lo so, ma questa è pubblicità. Che cosa sei? È confusa. Tu pure. Ah! I Depeche Mode. Noi ti abbiamo salvata. E ora tu salvi gli altri. Ma quella era una pelle. Un involucro, capito? Ma che musica incredibile. Non so di chi fidarmi. Di me ti fidi, giusto? Sono esterrefatto. Ma so di avere un passato. Scoprirò chi ero. Oh, ti sei fatto tutto. È un design che... Tutto quello che ti hanno raccontato è una bugia. Tu chi sei? Loro non ti hanno salvato la vita. Te l'hanno rubata. Ah, c'è del mystery. Amici. Mazza. Ma che abbiamo visto? Allora, partiamo da un presupposto fondamentale. Potremmo dire delle fesserie d'ora in poi, perché non abbiamo letto il manga e non abbiamo visto i film. Quindi colpa, una grandissima colpa, recupererò. Recupererai? Assolutamente. Però sappiamo un po' di che, cioè, sappiamo di che si tratta. Che comunque è un'opera importante. Ghost in the Shell è uno dei punti cardine della letteratura fumettistica giapponese e anche dell'animazione giapponese. Il film d'animazione è stato importante, del 1995. Sì, allora, il trailer è fantosa. In questo caso si può parlare di estetica. Fantomastic. No. Fantostamatico. Fantasmagorico. Santo Dio. Allora, in realtà io delle tavole del manga le ho viste e effettivamente e anche dei pezzi del film le ho visti. Anch'io. E hanno detto facciamo quello vero. Esatto. Vero. Prendiamolo vero con una fotografia incredibile, con una tutina spettacolare a Scarlett Johansson, che lei è quale? Bella. La tutina? La tutina un po' attillata. Quella per forza, quella deve essere per forza. Sì, perché fa... Esatto. A proposito di Scarlett, ci sono state tantissime polemiche sulla sua scelta per interpretare il personaggio principale. In realtà, ragazzi miei, mi dispiace. Statece, come direbbe Lillino Caro. Perché c'è, dai, va benissimo. Purtroppo questa è la solita questione che si viene a creare quando ci sono dei remake di cose fantastiche, no? Sì. Ah, però non è rispettoso. Ah, però hanno detto Major invece di chiamarla Maggiore. Ah, però ogni prodotto è a sé. Bisogna analizzarlo per quello che è. Poi questo è un trailer. State caldi, no. Cioè, con sta musica, che chiacchi, Depeche Mode, li metti sotto a un funerale, diventa un funerale bellissimo. Un funerale incredibile. Ma colori, montaggio... Le scene che hanno scelto, ma il design dei personaggi, però quella è una cosa già più del film. Boh, a me è fantastico. In breve, insomma, Ghost in the Shell è una franchise, diciamo, che riguarda più media, perché è un manga, un film, anime e adesso un film live action. Vari modi per approcciarsi a questo mondo. No, nella serie, se fino adesso non avete sentito parlare di Ghost in the Shell, il problema è vostro. Esatto. Ok, allora, quindi siamo di fronte a un ottimo trailer, veramente bello. E sono usciti altri due trailer molto importanti questa settimana. Uno su tutti è
La Bella e la Bestia. Non lo abbiamo rifatto perché l'avevamo già fatto, quindi no, poi cioè, siamo ripetitivi. Anche perché mi rimetto a piangere. Sì, no, vabbè, musiche incredibili. Le musiche saranno quelle del cartone animato. Più tre inediti. Emma Watson, una bestia bellissima. Lumière. Una bella, bellissima uguale. Lumière. Cioè, vabbè, insomma, non stiamo qua a parlarvene perché che vi dobbiamo dire? È diventato il trailer più visto al mondo. Esatto. Cioè, nella storia. Ha battuto tutti i record di visione. Anche video. Star Wars. Sì. In realtà è un po' il teaser, però fatto lungo, allungato. Si vede Gaston. Si vede di più Emma Watson. Si vede molto di più la bestia. Vi presento la scena. Poi è uscito Kong, Skull Island. Ha cambiato totalmente il trailer. Un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto del Comic Con. È un'altra cosa, a parte la musica. Sì, la musica, i primi 40 secondi sono parte così, scansonata. Una notte da leoni. Sì. E poi diventa una notte da morti. Però su un'isola dove c'è un bestiame. Una scimmia ieri ha un albero in faccia. Cosa vogliono dirci con questo trailer? Che il film sarà, forse la prima parte del film sarà un po' più cazzeggio. Sì. E poi invece c'è poco da cazzeggiare perché King Kong is in the house. No, cosa che ti fa restare un attimo così del trailer, che ci sono altre creature. Cioè, è un'isola dove non andare. No, io non ci andrei. No. C'è il volo Ryanair per le Mauritius. No. Prendete quello. No. Andate là. Ma magari vicina, che ne so. Vicino alle Mauritius. Amici, ma stiamo bombardando un'isola per vedere che superficie ha. Ma quest'isola c'è dentro una scimmia di 2000 metri. La scimmia si incazza se gli bombardi casa. Ma oltretutto quindi... è tipo il re dell'isola. E poi combatterà con Godzilla. Quindi non è che... È il delirio più totale. Quindi, amici, dobbiamo posizionare questi trailer nella nostra classifica. E già sappiamo. Noi sappiamo, lo sappiamo, lo facciamo noi. Sony, lanciaci la classifica. La classifica di Hitmania trailer di questa settimana è... È una storia che... Al decimo posto, La cura del benessere. Al nono posto, Passengers. All'ottavo posto, Arrival. Al settimo posto, Assassin's Creed. Al sesto posto, Trainspotting 2. Al quinto posto, Wonder Woman. Al quarto posto, Rogue One, A Star Wars Story. Al terzo posto, La Bella e la Bestia. Al secondo posto, Ghost in the Shell. E al primo posto, Logan. Ci vediamo sabato prossimo alle 13 con un nuovo Hitmania. Intanto iscrivetevi al canale, visitate la nostra pagina Facebook screenweek.it e scaricate le nostre app Screenweek TV e Screenweek Blog. Ciao!